Si chiude la prima parte, io inviterei tutti i partecipanti al tavolo, che poi presenterò, a sedersi qui con me per la tavola rotonda, che sarà anche, lo vedete anche dal, in ordine sparso come vogliamo, tanto siamo liberi, sarà molto incentrata sui nuovi rapporti fra trasparenza e privacy, e quindi anche il nuovo ruolo fondamentale dei responsabili della protezione dati nelle università e comunque in realtà in tutte le amministrazioni pubbliche. Ve li presento in ordine dall'estrema sinistra all'estrema destra vostra: il professor Lucattini, associato di diritto amministrativo dell'Università di Siena, la dottoressa Valerino, già segretario generale del Comune di Siena, ora segretario generale della Provincia di Siena, l'avvocato Pelliccia, che già collabora con la nostra Università nel suo ruolo qui di responsabile protezione dati per l'Università degli Stranieri di Siena, e il professor Navone, associato di diritto privato da noi, e lui in questo caso è responsabile della protezione dati per l'Università di Siena. Io partirei subito, ma comodo nel frattempo, partirei subito dal professor Lucattini, un po' richiamando anche quello che diceva la dottoressa Faina, che faceva un excursus storico del tema della corruzione, quindi anche delle normative anche a livello internazionale e nazionale che si sono sviluppate, magari dandogli un taglio un po' più sull'amministrativo, visto che insomma lavoriamo anche in termini di trasparenza e quindi di forme di accesso e forme di pubblicità e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, quindi magari anche un breve excursus su delle materie che si stanno piano piano modificando. Insomma, la dottoressa ricordava prima l'accesso civico, l'accesso generalizzato, e quindi tutto quello che, diciamo così, dalla 241 in poi si sta manifestando e che poi rappresenta, devo dire la verità, nei confronti dei colleghi e del personale tecnico amministrativo, uno dei principali scogli da un punto di vista di timore, perché insomma l'accesso fa sempre un po' paura, anche se sono passati circa 20 beh, quasi 30 anni, diciamo così, dalle prime norme sull'accesso, l'accesso fa ancora un po' paura. Prego, professore. Tanto raccolgo lo spunto del direttore generale in ordine alla delibera ANAC del 2017. Io inizierò e concluderò il mio brevissimo intervento con una parola che è incertezza. È una parola che spesso sentiamo risuonare con riferimento alla nostra legislazione e agli effetti anche dei nostri provvedimenti amministrativi. Incertezza, intanto le linee guida, penso anche questo sia un tema sensibile per gli uffici. Sì, sono raccomandazioni, è vero, sono raccomandazioni, lo dice la stessa legge, quella delibera del 2017, è sicuramente la 1208 del 2017 che parla di università, facendo riferimento al reclutamento, concorsi, affidamenti, spin-off, e chi più ne ha più ne metta. Sono sicuramente, è vero, raccomandazioni, lo dice la stessa legge 190 del 2012 al primo articolo, tuttavia è chiaro che un tempo era semplice, diceva Bobbio, comandi o consigli? C'erano le leggi e c'erano i consigli, atti non vincolanti. Questi sono sicuramente raccomandazioni, è vero, però cosa si può fare? Ci si può discostare da queste raccomandazioni? È la domanda che credo alcuni di voi si pongano quotidianamente. Nel settore degli appalti il caos è incredibile, perché lì veramente le legislazioni non sono state neppure definite, linee guida vincolanti, non vincolanti, rimettendo la scelta spesso all'interprete. Qua direi che da queste raccomandazioni ci si può discostare motivando, certo è più facile discostarsi quando queste raccomandazioni individuano degli obiettivi, più difficile ovviamente discostarsi quando invece delineano delle procedure da seguire. Poi vi sono in alcuni casi queste raccomandazioni interpretano testi normativi, in quel caso direi hanno il valore della circolare interpretativa, con tutto ciò che ne consegue in termini di efficacia persuasiva,
Quando invece queste linee guida replicano le best practice, la regola dell'arte, anche in quel caso, quindi ovviamente replicano regole tecniche contenute in altre fonti del diritto, in quel caso anche discostarsene motivatamente può risultare, può essere la via, ma insomma sempre piuttosto complessa. Di fatto queste raccomandazioni, quindi di per sé, per come sono abituati a ragionare i giuristi, non vincolanti, però sicuramente integrano dei parametri di legittimità dei provvedimenti amministrativi che vengono poi adottati. Quindi ecco, su questo ho fatto un escurso brevissimo, ma per rispondere alla sua, perché mi pareva opportuno. Per quanto riguarda sempre rapidamente la trasparenza, non è che posso andare tanto distante, cioè incertezza mi viene sempre da dire. Un big bang della trasparenza è stato definito in dottrina, troppe trasparenze, ce ne sono di tantissimi tipi, come le linee guida, di troppi tipi. Ecco, qui c'è un polimorfismo a mio avviso eccessivo, questo accomuna diciamo entrambi i settori. C'è un eccesso di trasparenza che rischia di portare all'opacità, quasi paradossalmente, e c'è anche un'indeterminatezza del concetto stesso di trasparenza, perché la trasparenza, come accennava il direttore, ha avuto tutta una sua rapida e forte evoluzione. È partita con la legge 241 del 1990 come protezione di una situazione giuridica soggettiva, cioè io chiedevo l'accesso perché non mi tornava, passatemi le espressioni colloquiali, ma siamo in una tavola rotonda, quello che l'amministrazione aveva fatto, non mi andava bene l'esito di una procedura selettiva o quant'altro, volevo tutelare una mia posizione giuridica soggettiva, era qualcosa che io sentivo sulla mia pelle. E con la legge 190 del 2012 invece il tema della trasparenza inizia a spostarsi, avere uno spostamento di baricentro, una mutazione, verrebbe da dire quasi genetica, perché si sposta dall'accesso alla pubblicità. Questa normazione, qui ovviamente nel mezzo cosa c'è? Qual è l'elemento discriminante? È il tema appunto della corruzione, il tema di cui Alfiere appunto l'ANAC, il valore di cui Alfiere l'ANAC, e che determina uno spostamento, è diventato poi Alfiere l'ANAC, che determina uno spostamento di baricentro. Quindi l'accesso ai documenti amministrativi, la trasparenza, non vanno più lette in chiave di protezione di situazioni giuridiche soggettive, di nostre aspettative diciamo di tutela, quanto piuttosto legate a una valutazione più generale sull'azione amministrativa, sulla performance, quindi si legano diciamo da vicino a tematiche quali appunto il buon andamento, eccetera, eccetera. Questa evoluzione conosce poi un ulteriore step con il decreto legislativo 33 del 2013, in particolare con riferimento all'istituto sempre molto diciamo dibattuto dell'accesso civico. Istituto ovviamente un istituto importante che si muove sempre nella logica della accessibilità totale, un istituto ovviamente che serve per colmare eventuali deficit di trasparenza, cioè se le informazioni obbligatoriamente da pubblicarsi non vengono pubblicate si può fare l'accesso civico, e serve anche per ampliare ulteriormente le proprie possibilità di conoscenza, quindi anche ad ulteriori, mi pare proprio dica la legge, ad ulteriori documenti la cui pubblicazione non è prevista dalla legge stessa. Quindi un'accessibilità, come dice appunto la legge, totale, un'accessibilità che non guarda, ripeto ancora, non, perché questo è il vero cambiamento di paradigma, non guarda tanto alla situazione giuridica soggettiva che poi il privato vuol far valere magari in giudizio, magari facendo causa all'amministrazione, ma guarda piuttosto all'azione amministrativa nel suo complesso, quasi mi verrebbe da dire, evocando i valori costituzionali, al buon andamento, all'efficienza dell'amministrazione vista nel suo complesso. Poi al solito però entrambe queste forme di trasparenza, che entrambe coesistono nel nostro ordinamento, che entrambe avete a che fare voi come dipendenti della pubblica amministrazione, queste forme ovviamente hanno anche
entrambe debbono guardare al valore complementare, che è quello appunto della riservatezza dei dati, delle informazioni più sensibili. Ovviamente anche qui il bilanciamento tra questi due valori, su cui poi credo che i colleghi avranno da dire con maggiore precisione, anche qui il bilanciamento è compiuto all'interno della legge 241 del 90, ovviamente si considerano nell'articolo 24 tutta una serie di esigenze, segreto di Stato, eccetera, eccetera, e altre che rendono gli atti di per sé inaccessibili. È previsto, come voi sapete meglio di me, che i controinteressati all'accesso, cioè coloro che possono essere lesi dall'accesso, possono fare opposizione. Poi c'è un valore, così per dire, che vince su tutti, che è quando colui che fa l'accesso lo fa per garantire in giudizio, per tutelare in giudizio una propria posizione giuridica, e qui emerge chiaramente la valenza soggettiva dell'accesso. Per quanto riguarda l'altra più complessa disciplina, a mio avviso, quella del decreto legislativo 33 del 2013, anche lì alcune garanzie, diciamo, sono mutuate, anche lì sono previsti, con riferimento all'accesso civico, è prevista una disciplina che riguarda i controinteressati, eccetera, eccetera. Qui il vero problema si è posto soprattutto spostandosi il baricentro dall'appunto accesso come protezione di situazioni giuridiche alla pubblicità come valore più ampio. Qui il quadro si è complicato perché sono venute in gioco le amministrazioni che sono portatrici dei valori in gioco, non soltanto gli interessi attaccati alla pelle dei privati che chiedono tutela. Cioè, sto parlando di ANAC, l'alfiere della trasparenza, e sto parlando di Garante Privacy, l'alfiere invece della riservatezza. Sarebbe stato bello che il bilanciamento tra i valori riservatezza, trasparenza fosse stato in grado di farlo tutto e tutto quanto la legge, tutto e tutto quanto la legge. Così non è, così forse, aggiungo, forse non è neppure possibile per certi versi, e tuttavia devo dire che siamo riusciti, devo dire, a complicarci molto, insomma, la vita, a complicarci molto la vita. C'è un ANAC che anche di recente emana linee guida per interpretare le esclusioni all'accesso civico, c'è un garante privacy, come dice la dottrina, spesso arroccato sul supervalore della riservatezza, e una contrapposizione che poi passa ovviamente attraverso atti, eccetera, che non fa altro, questo lo devo dire con grande chiarezza, forse pure troppa, che complicare spesso la vita alle amministrazioni. Si invoca da parte delle amministrazioni più discrezionalità. Sì, va bene, io sono un grande fautore della discrezionalità amministrativa, ma la discrezionalità si esercita e si può facilmente esercitare in un quadro di regole tendenzialmente almeno chiaro. Quando il quadro normativo è così spesso contraddittorio, con amministrazioni che si fanno delle volte la faccia feroce, e io ho vissuto simili dinamiche nella mia precedente esperienza all'Authority per l'Energia, lì ci facevamo la faccia feroce delle volte con l'antitrust, ma poco cambia. Ecco. Cioè, quando invece ci sono amministrazioni che si fanno la faccia feroce, l'effetto prodotto è un effetto, ahimè, e qui chiudo il cerchio, è un effetto di incertezza. In altri ordinamenti, come quello inglese, questo problema è stato al solito risolto tagliando il nodo di Gordio, cioè c'è solo un'autorità che si occupa di trasparenza e riservatezza. Non so se questa sia la soluzione ovviamente migliore, questo non sono in grado di dirlo, perché ovviamente poi le scelte anche organizzative vanno tarate sulle specificità dei singoli ordinamenti nazionali, quindi questo non voglio dire che la soluzione inglese sia una soluzione, peccando magari di esterofilia, sia una soluzione sempre comunque valida e efficace. Tuttavia il problema c'è, qualcuno dice, ma andrebbe più che il contemperamento, più che tra organizzazioni, andrebbe trovato tra principi, il che mi va benissimo, però appunto poi ahimè le cose camminano, come mi insegna il nostro direttore, sulle gambe anche delle organizzazioni amministrative, e una composizione in qualche modo si deve pure trovare. Quale sia la scelta organizzativa più opportuna, non da me ovviamente in questa sede, meriterebbe maggiore approfondimento suggerirlo, mi limito
modo a segnalare appunto i gravi effetti di incertezza che rischiano appunto di tramutare questa spinta anche condivisibilissima verso la trasparenza in opacità per confusione, come ha detto di recente il Presidente Paino, ex Presidente del Consiglio di Stato, rischiano di avere troppe trasparenze, cito ancora un articolo significativo a mio avviso di dottrina, fanno sì che spesso molti oneri che gravano sulle pubbliche amministrazioni vengano adempiuti come semplici adempimenti burocratici. Ho avuto occasione di fare un'intervista, colloquio con uno dei componenti ANAC, il Presidente Corradino, che proprio evidenziava questo, una burocrazia della trasparenza, una burocrazia che della forma, arriverei a dire, più che della sostanza. Cioè lo studente prima invocava la giustizia piuttosto che la legalità, no? Ecco, sperando di riscuotere uno stesso applauso, anche io mi allineo alla sua impostazione. Grazie. Grazie professore. Devo dire che il professor Lucattini ha lanciato perfettamente il discorso su quello che andrebbe analizzato adesso, e che è appunto il contemperamento di diversi principi, appunto trasparenza e privacy. E credo che chi meglio dei due responsabili della protezione dei dati delle nostre università qui di Siena, che nell'ultimo anno insomma probabilmente stanno sperimentando la confusione normativa, ma anche il cercare di trovare il contemperamento fra principi, possono portare come testimonianza. E quindi lascerei subito la parola, per dovere d'ospitalità, all'avvocato Pelliccia. E, insomma, riusciamo a trovarlo il contemperamento di questi principi in una confusione normativa e regolamentare e amministrativa così alta? Bella domanda. Parto da un aforisma. Oggi è il giorno degli aforismi. Nel 73 una delle prime rock band di progressive rock, i Gentle Giant, una band poco nota, una delle prime sulla quale è stato coniato il termine di progressive rock, i Gentle Giant, pubblicarono un album che si intitolava In a Glass House, e la canzone portante di questo album, con lo stesso titolo dell'album, esordiva con un rumore di una frantumazione di vetri. Questo per dire cosa? Abbiamo detto che stiamo parlando di una casa di cristallo, ma è una casa di cristallo molto fragile, che corre il rischio di rompersi per tutta una serie di ragioni. La prima è un'eccessiva stratificazione e difficoltà di correlazione fra regole. L'altra, e permettetemi l'abuso di metafore, è un po' come quando Moro coniò quella famosissima, strana frase delle parallele convergenti o convergenze parallele. Cioè, per arrivare a dire cosa? Trasparenza, sì. Stamattina proprio il direttore credo che abbia parlato di potenziale ossimoro fra trasparenza e privacy, ma ossimoro c'è e corriamo il rischio che continui a rimanerlo, ma per una ragione molto semplice, perché questo provare a camminare su due binari completamente diversi e contrapposti qualche volta non aiuta, perché si corre il rischio di avere delle scatole cinesi all'interno di un sistema che non dialogano fra di loro. Il tentativo di dialogare al momento è sterile. Io posso citare un intervento, un qualcosa che può aiutare. Nell'approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, è una delibera del 21 novembre 2018, l'ANAC dedica il punto 7 e il punto 7.1 alla trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali, e in particolare al rapporto fra il responsabile l'anticorruzione della trasparenza e il responsabile della protezione dei dati. E questo mette in luce come, secondo l'ANAC, sono due soggetti che devono dialogare, suggerisce addirittura che, se possibile, che non coincidano queste funzioni nella stessa persona, però sappiamo tutti, poi la dottoressa su questo spiegherà meglio, che in particolar modo nelle piccole amministrazioni, non più tardi di qualche giorno fa, era febbraio, la stessa ANAC è tornata sull'accento del doppio possibile ruolo
fra responsabile della corruzione negli enti locali e il presidente o comunque il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari. Suggerisce di tenere separati i ruoli per evitare tutta una serie, ma non tanto di commistioni, per maggiore trasparenza, però capisce anche, fa un parziale mea culpa, e su quello c'è una sentenza della Corte Costituzionale recentissima di febbraio sulla pubblicabilità dei valori stipendiali dei dirigenti o comunque di alcune fasce dirigenziali. Secondo la Corte Costituzionale non va bene la pubblicazione di quei dati perché è eccessivo il riflesso e la trasparenza di quel dato rispetto al ruolo di queste categorie dirigenziali. Ecco, in questo l'ANAC probabilmente ragiona in termini, forse anche, passatemi la battuta, forse anche fortemente condizionata dalla forte presenza di magistrati all'interno il presidente è un magistrato, l'altro che ha indicato Simone è un notevolissimo, altrettanto autorevole del magistrato, pertanto c'è forse un appiattimento in senso buono. Allora, come provare, e torno al tema, così mi avvio a concludere, dall'angolazione del DPO. Il DPO cosa deve fare? In particolar modo un DPO di una pubblica amministrazione, che il DPO di un'azienda privata al massimo ha un'alternativa comunque con cui confrontarsi rispetto alla norma, alle norme sull'anticorruzione. Stamattina è stato evocato dalla giovane sostituta della Procura della Repubblica il 231 del 2001. 231 del 2001, che nasce derivazione comunitaria, ma nasce prevalentemente per reati finanziari, piano piano si allarga e arriva anche alla corruzione fra privati, la corruzione nella pubblica amministrazione, addirittura arriva alle problematiche legate alla sicurezza sul lavoro, ai reati ambientali. Ora ha attratto anche il whistleblowing, che è un altro tema che non può non essere messo sul tavolo dell'analisi e del confronto fra trasparenza e protezione dei dati. Ragionando in questi termini, pertanto, cosa può fare un responsabile della protezione dei dati? Sicuramente prendere atto che nella pubblica amministrazione esiste già una filiera normativa che regola alcuni aspetti legati all'anticorruzione e in particolar modo, nel caso che più lo riguarda, alla trasparenza. Fino a che punto questa trasparenza collide o può avere un percorso comune con i dati? Non è semplice, Simone lo ha detto in modo molto chiaro, perché la spinta emotiva anche da parte della pubblica amministrazione, del legislatore, di recuperare anni e anni persi nell'aver segretato, diciamo così, tutta una serie di dati e non aver coinvolto il cittadino nei suoi diritti di base, ha probabilmente fatto l'effetto contrario. Questa eccessiva stratificazione, e io continuo a dire, quando il legislatore norma troppo su un argomento è perché o è in confusione o perché non ha le idee chiare e non è in grado di regolamentarlo, perché lo vuole regolamentare aprendo tutta una serie di scenari possibili su cui poi ogni componente del nostro ordinamento può muoversi. E in questa situazione potrebbe diventare anche difficile il ruolo del DPO, che il DPO potrebbe anche ritenere che alcune spinte su questa democraticizzazione ampia della trasparenza possa collidere e incidere sulla riservatezza dei dati. È vero che la normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione già ci dà delle indicazioni e in un modo o nell'altro ci dice anche tutto va bene, questi sono dati che non puoi dare e comunque devi tener conto dell'interesse e della normativa sulla protezione dei dati. Fa ancora riferimento al 196 del 2003 perché la norma era calibrata e datata a quella stagione normativa. Il punto di equilibrio? Secondo me il punto di equilibrio si trova nella misura in cui la componente dell'amministrazione che ha ben lavorato e utilizza con grano salis, col buon senso, quella discrezionalità che il legislatore gli dà, sicuramente il rapporto e la correlazione fra trasparenza e
e tutela del trattamento dei dati può trovare dei punti di incontro notevoli e possono essere entrambi vicendevolmente positive nello scambio e nella interrelazione. La vedo un po' più difficile questa mia ottimistica previsione laddove ci sia non tanto, e non voglio difendere la categoria dei DPO che poi non è nemmeno una categoria, siamo dei carneadi buttati allo sbaraglio che ci stiamo inventando di sana pianta il sistema con tutte le difficoltà del caso. Semmai il problema è se l'altra parte, la componente dell'amministrazione fortemente rigida, non tanto nel negare questa trasparenza o bloccare dati, non si renda a sua volta oscura e opaca in questo positivo, secondo me, percorso di correlazione. Grazie avvocato. Faccio mia la sua provocazione nel senso dei gettati allo sbaraglio, perché in effetti devo dire che anche in una rincorsa all'attuazione di quella famosa direttiva comunitaria, diciamo che le amministrazioni, come spesso accade, hanno avuto una partenza un po' a rilento, e quindi alla fine abbiamo dovuto rincorrere anche semplicemente soltanto la nomina del DPO, tralasciamo tutto quello che c'era dietro, e quindi un plauso non alla categoria, perché non c'è la categoria, ma certamente all'avvocato Pelliccia e al professor Navone per quello che stanno facendo, e chiederei al professor Navone, visto che è a casa sua e tutti quanti noi dobbiamo poi far riferimento alle indicazioni che ci dà lui, come ci siamo organizzati noi, che tipo di indicazioni riusciamo a dare, come riusciamo a rendere un po' più chiara la normativa ai nostri colleghi, fino a dove arriva il buonsenso. Proviamo. Ognuno ce l'ha, insomma, nella misura. Pronto? Di solito quando mi fanno le domande troppo difficili cerco di uscire dall'angolo rispondendo che questa è una domanda alla quale risponderebbe molto meglio Dio. Così. E allora, ma chiaramente non posso uscirmene proprio in questi termini. La grande questione è chiaramente quella del bilanciamento del diritto fondamentale al trattamento dei dati personali con le ragioni della trasparenza amministrativa. Per la verità, tutti i diritti della personalità non sono figli unici, ma appartengono ad una famiglia numerosa. E come ben sanno coloro che come me appartengono ad una famiglia numerosa, i fratelli devono abituarsi a condividere lo stesso tetto, gli stessi spazi vitali, anche quando hanno dei caratteri diversissimi. E quindi anche quando, come in questo caso, rispondono a delle logiche di tutela addirittura opposte, come il diritto alla protezione dei dati personali da una parte e il diritto alla trasparenza dall'altra. Questo rilievo del tutto scontato produce tuttavia sul piano dell'applicazione una conseguenza molto rilevante, e cioè che quando noi andiamo ad applicare dei principi e non delle regole, questi principi sfuggono alla logica del tutto o niente. Una regola o si applica integralmente o si disapplica altrettanto integralmente. Le norme incriminatrici del diritto penale, quella che per esempio ci impone di non cagionare la morte di un uomo, o si applica o si applica integralmente o si trasgredisce altrettanto integralmente. Non posso dire ti ammazzo un po', ma appena appena, e poi bilancio, o ti ammazzo o non ti ammazzo. Qui invece la logica dell'applicazione di norme che maneggiano principi è diversamente non la logica del tutto niente, ma la logica del più o meno. E la logica del più o meno è la tipica logica del bilanciamento. E quindi, partendo dalla sua domanda iniziale, è un ossimoro quello della trasparenza e quello della protezione dei dati personali. Non è un ossimoro, perché è il modo fisiologico di operare per principi. Perché se così non fosse,
e questo lo mette benissimo in evidenza la Corte Costituzionale, noi ci troveremmo di fronte ad un totem, quello della protezione dei dati personali, sul cui altare qualsiasi altro interesse, qualsiasi altro diritto dovrebbe essere sacrificato, e questo evidentemente non è possibile, poiché diversamente opinando noi ci troveremmo di fronte ad un diritto tiranno, cioè un diritto che se affermato in maniera illimitata finirebbe per comprimere tutti gli altri. La riservatezza da lungo tempo ha imparato, sia pur con molte difficoltà, a dover convivere soprattutto con il diritto di cronaca, e anche lì da tempo sono stati affinati dei criteri per aiutare il giudice a bilanciare diversi interessi in gioco. Il più importante è quello dell'esistenza di un interesse socialmente apprezzabile alla divulgazione della notizia, ed è questo il criterio principale che consente anche di sacrificare in tutto o in parte la riservatezza delle persone. È emblematico il caso di un titolo che ha fatto tanto discutere in passato, che più o meno così recitava: incidente sulla tangenziale, ferito architetto omosessuale. Voi capite bene che poco o niente c'entrava quest'ultimo, quale contenuto informativo aggiuntivo dava questa informazione, se non semmai qualche tara o pregiudizio dell'autore di quella notizia. Il regolamento generale in materia di dati personali si occupa anche del bilanciamento tra trasparenza amministrativa e diritto alla protezione dei dati personali. Lo fa nel considerando numero 154 e soprattutto lo fa nell'articolo 86 del regolamento GDPR, come si è soliti qualificarlo. Da un lato, ponendo l'ovvia considerazione che i due principi e i due diritti vanno bilanciati, quindi che le ragioni della riservatezza devono essere contemperati e bilanciati con le ragioni della privacy, indicando anche una precisa base giuridica, perché l'articolo 6 lettera C del regolamento europeo indica quelle condizioni che rendono lecito il trattamento dei dati personali, e la lettera C dell'articolo 6 indica tra queste condizioni anche quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un interesse pubblico. Quindi quello della trasparenza, quello dell'accesso è un interesse pubblico che può legittimare un contemperamento tra le ragioni della trasparenza e le ragioni invece della privacy. Il regolamento europeo in larghissima misura comunque demanda poi alla legislazione nazionale, quindi nel nostro caso alla legislazione italiana, la definizione dei criteri del bilanciamento, e il codice privacy, così come recentemente modificato a seguito del decreto legislativo 101 del 2018, il cosiddetto decreto di adeguamento, ci dà delle indicazioni preziose. La più importante si trae dalla lettura dell'articolo 60 del codice privacy, che è stato interamente riscritto nel 2018, e l'articolo 60 ci dice che quando vi è la necessità di dar luogo ad un accesso agli atti, l'accesso agli atti comporta il disvelamento di dati che ci eravamo abituati a qualificare come dati sensibili, quindi dati genetici, dati che attengono alla salute, dati che attengono all'orientamento e alla vita sessuale delle persone. Queste richieste possono essere accolte soltanto quando in gioco vi sono altri diritti fondamentali o altri diritti di pari rango. Quindi è un'indicazione, è la bussola fondamentale, io credo, per le amministrazioni quando si tratta poi di doversi orientare. Poi, siccome non ci facciamo mancare niente, e già ci è stato spiegato che non c'è soltanto un tipo di accesso agli atti, ma l'accesso agli atti, per quello che ho capito, è uno e primo, anzi è primo, non è uno, perché c'è un accesso, quello classico, quello previsto dalla legge 241, l'accesso documentale, che presuppone l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale. Ebbene,
proprio perché deve esserci un interesse diretto, concreto e attuale, qui tendenzialmente le ragioni della trasparenza prevalgono, tendono a prevalere su quelle della privacy, perché normalmente l'accesso agli atti è prodromico all'esercizio di un'azione giudiziaria e quindi io non posso impedire questo in nome della trasparenza. E poi vi sono altre due tipologie di accesso agli atti: il cosiddetto accesso civico semplice, che ha ad oggetto quegli atti, quei documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare e che non ha pubblicato, e anche in questo caso è lo stesso legislatore che opera in larga misura il bilanciamento, perché se dice che un documento deve essere pubblicato, in qualche maniera, anche se questo documento contiene dei dati personali, questo documento deve essere oggetto di pubblicazione, anche se ciò non ci esime dall'indicare, cioè dall'adottare il principio di minimizzazione, che dobbiamo pubblicare soltanto quelle informazioni che sono funzionali alla funzione, all'obiettivo della trasparenza. E poi c'è un accesso generalizzato che può riguardare anche atti diversi da quelli che obbligatoriamente, documenti diversi da quelli che obbligatoriamente devono essere pubblicati, che pone le amministrazioni forse le difficoltà maggiori, perché questo tipo di accesso è un accesso che prevede espressamente l'articolo 5 bis del decreto trasparenza, può essere rifiutato quando, tra le altre cose, può essere rifiutato anche quando vi è la necessità di evitare un grave pregiudizio al diritto al trattamento dei dati personali dei singoli. Quindi qui è l'amministrazione che deve operare il bilanciamento e secondo me la bussola è data proprio da quell'articolo 60 del nuovo riscritto codice privacy, che ci offre più di qualche indicazione. Come ci siamo organizzati, come stiamo tentando di organizzarci, soprattutto le dico quali sono le maggiori difficoltà che non avrei mai creduto, per la verità, di incontrare. Io ho una scarsissima propensione a ricordare i numeri degli articoli, invece l'articolo 15, lettera C del decreto trasparenza, sono costretto a ricordarmelo, perché è una disposizione che ci impone la pubblicazione dei curricula. Giornalmente noi riceviamo invece richieste di questo tipo, diciamo, il copione della normalità è il seguente: non ho dato nessun consenso alla pubblicazione del curriculum che io ho consegnato all'amministrazione, cancellate il curriculum. Ora, il primo impulso è, caro amico, dovresti sapere che non abbiamo bisogno del tuo consenso quando dobbiamo dare esecuzione ad un obbligo legale. Questo è il primo impulso. Il secondo, però, quello più meditato, è che noi siamo quasi mai senza peccato, perché quasi sempre pubblichiamo dei curriculum che loro stessi hanno fornito, per la verità, che sono tuttavia pieni zeppi di informazioni, di dati eccedenti, e qualche volta li pubblichiamo anche oltre i limiti temporali previsti dalla legge. Quindi siamo un po' costretti a frenare i nostri impulsi e ad abbozzare. Siamo soli? E con questo davvero concludo. No, siamo in ottima compagnia. L'altro giorno un amico avvocato mi chiama nel suo studio e mi dice che una sua cliente si lamentava moltissimo perché nel sito della Corte di Cassazione era stata pubblicata una sentenza in materia di diritto tributario. Voi mi direte: che cosa c'è di più algido e lontano dai sentimenti del diritto tributario? Se non che quella sentenza di diritto tributario, che lasciava in chiaro il nome della ricorrente, era una materia che riguardava la possibilità di assoggettare a tassazione i redditi derivanti da meretricio. Va da sé che la signora non è stata particolarmente contenta. Dobbiamo sentirci rassicurati? Giammai dovremo sentirci rassicurati, perché aver compagni al duolo in questo caso non scema ma raddoppia la pena. Vi ringrazio. Grazie professore.
Sicuramente siamo in ottima compagnia, credo, e credo che siamo anche in ottima compagnia dei comuni, nel senso che veramente mi rivolgo alla dottoressa Valerino, che negli ultimi anni ha rivestito il ruolo di segretario comunale e che oggi, anche in una ottica forse di rilancio complessivo e costituzionale delle province, sta svolgendo il ruolo di segretario generale delle province, di una provincia, quella di Siena, che forse potrebbe anche essere in campo della trasparenza, dell'anticorruzione e anche dei rapporti con i vari responsabili della protezione dei dati, un po' anche il capofila di tante realtà comunali che immagino siano molto piccole, e a differenza anche dell'università, che evidentemente ha comunque una struttura molto ampia e complessa, siano particolarmente in difficoltà. Poi è vero che certamente a livello quantitativo magari gli adempimenti numericamente sono inferiori, ma automaticamente anche inferiore il numero di persone, lo scarso coordinamento, realtà parcellizzate nel territorio. Qual è la tua esperienza nei comuni e come la provincia può dare una mano in questa materia? Intanto saluto tutti e ringrazio l'università, ringrazio il dottor Fidora e anche il rettore Frati per questa opportunità che mi è stata data di portare, insomma, la voce del mondo delle autonomie, delle istituzioni, dei comuni e delle province che io mi onoro adesso di rappresentare. Quello che diceva il direttore è... Si sente? Quello che diceva il direttore è particolarmente importante nel mondo dei comuni e delle province, quello di un mondo di comuni di dimensioni piccoline e che quindi hanno difficoltà tutti i giorni di portare avanti adempimenti amministrativi, legislativi di così complessa portata come può essere quello legato alla trasparenza, all'anticorruzione e alla privacy, no? Ne riconosciamo tutti l'utilità, lo diceva prima Leonardo, il rappresentante dello studente, che ho apprezzato tantissimo, oltre che per la passione che ha messo nella sua relazione, anche per la grande visione, secondo me, che i giovani hanno e la voglia anche di fare la differenza, no? In questa società. Per cui mi è sembrato anche interessante anche questa giornata per come è stata organizzata, quindi ne approfitto, faccio questa piccola digressione, perché di giornate di trasparenza ce ne sono tante, quasi un po' in un primo momento sembravano quasi obbligatorie, no? Per gli enti, per i comuni, per le pubbliche amministrazioni, come punto di caduta di quello che si faceva, e spesso, no, sembrano quasi una perdita di tempo, ognuno di noi ha da fare, abbiamo mille cose nel quotidiano, però alla fine quando vi partecipi e ci sono comunque persone che ci mettono la competenza, la testa e il cuore, poi la differenza la trovi e te ne torni a casa in maniera un po' più arricchita. E quindi grazie per questo. Entro nel merito della domanda. Allora, come potrei raccontarvi un po' quella che è l'esperienza della provincia di Siena? Come dicevamo prima, io attualmente sono il segretario della provincia. Le province, come sapete, stanno vivendo un momento un po' particolare, no? Da quando sembravano moribonde con la legge Delrio del numero 56, oggi sembra che si stia aprendo, si stia voltando pagina, ci si è resi conto dopo quello che è stato l'esito del referendum che in fondo i cittadini, probabilmente le funzioni che esse svolgevano, sono funzioni fondamentali che forse è difficile allocare ad un altro livello di governo, no? Per cui la provincia ha un ruolo importante e strategico. È stata, come dicevamo prima, depredata, perché molte delle funzioni che la provincia aveva, soprattutto in base alle leggi regionali, poi la regione toscana ha avuto un ruolo fondamentale su questo, nel senso che ha vocato a sé diverse delle funzioni, come quelle dell'agricoltura, dell'ambiente e quindi su altre materie che erano comunque di grande rilevanza. Posto questo, e quindi oggi la provincia è molto più snella, molto più piccolina nelle funzioni e nelle competenze, però oggi cosa viene richiesto? Quello di fare un'attività di supporto collaborativo, di semplificazione, di supporto tecnico-amministrativo ai comuni. Quindi il ruolo che oggi abbiamo per chi lavora lì all'interno della provincia, gli operatori, i politici che fanno le scelte, è quello di essere un punto di riferimento per il territorio
e dare una mano anche e soprattutto ai comuni piccolini che hanno difficoltà. E vengo al discorso della trasparenza. Io ho lavorato in passato la mia esperienza in comuni di modeste dimensioni, no? Poi via via si sale di situazione demografica, eccetera, e quindi il mondo cambia. Però queste realtà esistono ed è il grosso dei comuni italiani. Bisogna che queste invece normative, che sono complesse, fanno difficoltà ad essere, come dire, avere uno spazio in questi enti, no? Lì si vede effettivamente quello che poi è la paura di tutti, come un adempimento burocratico. Poi la norma c'è, l'obbligo c'è, le sanzioni ci sono, allora ci si chiede come se ne esce. In questo senso la funzione della provincia può essere importante e fondamentale, perché possiamo fare noi insieme a loro quello che altrimenti loro da soli non riescono a fare. Cosa abbiamo fatto per esempio per il DPO, no? Con la nuova normativa sulla privacy, sulla tutela del trattamento del dato personale, che è, come vediamo, è una materia, lo continuo a dire, complessa, perché altrimenti oggi non sarebbero qui tutti avvocati. Intorno a me ho degli avvocati, generalmente il DPO oggi viene svolto da degli avvocati, il che vuol dire che la portata della normativa è tale che c'è bisogno di competenza, di professionalità. Allora, la provincia di Siena, e voglio dare merito a chi prima di me aveva il ruolo di segretario generale, dottor Giulio Nardi, insieme alla struttura hanno portato avanti un progetto che secondo me è importante, che va nella direzione della qualità dei servizi di cui parlava prima il dottor Fidora, no? La trasparenza, quello che facciamo, poi non deve essere fine a se stesso, deve però portare anche ad obiettivi più alti, anche quelli di dare dei servizi sempre più di qualità, oltre che etici, e soprattutto etici. Allora abbiamo, abbiamo approvato una bozza di regolamento sulla privacy, come la norma ci chiede, condivisa con i comuni un po' più grandicelli, e poi l'abbiamo inviato ai diversi comuni piccoli affinché loro lo approvassero nei propri enti, con piccoli adeguamenti all'organizzazione. Abbiamo però fatto di più, nel senso che abbiamo delegato il consorzio Terre Cablate, che è un consorzio di enti pubblici dei 35 comuni della provincia di Siena, sono 35 comuni compreso il comune capoluogo, e Terre Cablate, che si occupa, lo dice anche la parola, no? di sistemi anche informatici a supporto e a servizio dei comuni, abbiamo utilizzato in senso positivo questo consorzio, il quale è stato delegato per fare e gestire la gara per l'individuazione del DPO, un DPO unico per tutti, per cui abbiamo utilizzato quella norma che consente di avere un responsabile che tutela questi dati, che sia scelto in maniera condivisa e in associazione tra enti. Quindi Terre Cablate ha gestito la gara, abbiamo poi creato quello che è il registro dei trattamenti. Sapete che questo è un altro obbligo che dobbiamo mettere a disposizione del garante, questo registro, perché se ci sono dei problemi nell'ambito di un controllo loro possono capire cosa stiamo facendo, in che modo lo stiamo facendo e che eventualmente i diritti stiamo violando. E nello stesso tempo abbiamo creato quindi questo portale, un portale di tipo informatico, su cui è stato inserito il registro dei trattamenti, che è stato costruito insieme tra i vari comuni, quindi è stato fatto un focus con insieme al DPO, insieme a Terre Cablate, si è lavorato con i responsabili dei vari comuni ed è stato costruito questo registro. Ci sono delle credenziali di accesso, abbiamo creato una modulistica uniforme, quindi sia a livello di informativa, perché adesso quando parlavamo un tempo di dati sensibili, oggi se non erro si parla di dati particolari, no? Che riguardano comunque una tutela specifica e particolare, e quindi per la quale il cui trattamento richiede un consenso esplicito. Quindi c'è l'informativa, questi moduli che le pubbliche amministrazioni fanno compilare, e quindi li abbiamo creati come moduli tipo, li abbiamo inseriti su questa piattaforma e sono a disposizione di tutti i comuni. Abbiamo poi fatto la nomina dei responsabili, una bozza uguale per tutti,
E quindi questo, diciamo, è stato utilizzato anche dall'UPI, l'Unione Province Italiane, come una buona pratica da esportare, quindi una funzione di area vasta che è tale nel momento in cui lavora e agisce a supporto per facilitare, semplificare e aiutare anche la crescita culturale delle comunità. Chiudo con un ragionamento e una mia riflessione, no? Allora, dicevamo della difficoltà di seguire queste normative complesse che a volte, insomma, fanno anche, come dire, pensare che sono inutili. Spesso, no, i dipendenti vengono da me: segretario, ma questa roba a cosa serve? I sindaci, gli amministratori, che spesso non ci credono, no, in quello che si fa. Però la mia esperienza, nonostante molte volte è stato anche, voglio dire, un puro e un mero adempimento burocratico, però nel tempo, da quando queste norme sono state, come dire, varate, e quindi in un certo senso abbiamo l'obbligo in un modo o nell'altro di seguirle, bene o male di seguirle, è cresciuta la cultura organizzativa sia delle organizzazioni che delle amministrazioni in generale e anche dei singoli dipendenti. Io vedo la differenza tra 5 o 6 anni fa. Cioè, oggi siamo molto più consapevoli di alcuni diritti, di quanto sia importante che alcuni dati ci siano sull'amministrazione trasparente, ma non perché bisogna riempirli, perché adesso a fine marzo, no, qualcuno ci chiederà di dare conto e di validare l'obbligo di trasparenza, se l'abbiamo adempiuto o non adempiuto, ma perché è giusto, siamo amministrazioni pubbliche e quello che facciamo noi dobbiamo dare conto ai cittadini, a noi stessi, alla comunità. Cioè, non siamo un privato, e questa è una bella differenza che non bisogna dimenticare. Cioè, dobbiamo lavorare ad un livello molto alto, e anche i dati che mettiamo, al di là di tutta la tutela e del bilanciamento che si diceva tra i diritti, ovviamente la tutela della privacy, dei diritti, insomma, personali o privati, però noi facciamo delle cose, usiamo dei soldi pubblici, dobbiamo dare un valore pubblico. Sono i soldi di tutti noi, e le scelte, anche il modo in cui lo facciamo, deve essere etico, deve avvenire nel modo migliore. Dobbiamo consentire una partecipazione, una condivisione e una conoscenza, quindi dobbiamo creare consapevolezza. Quindi, al di là, quindi, delle difficoltà, ne vale sempre la pena lavorare su questi temi. Grazie Diodorina. Allora, siccome ci siamo un po' prolungati con le tempistiche e, insomma, si approvincua l'ora di pranzo, io, più che fare un altro giro, tanto credo che gli argomenti, insomma, siano stati abbastanza sviscerati, ovviamente nei limiti del tempo e anche del luogo, devo dire, mi piacerà poi in futuro anche fare qualcosa di pratico, insomma, un po' come diceva il professor Navone, i casi specifici che magari di volta in volta si trovano di fronte anche i vari responsabili della protezione, perché poi, insomma, in realtà le segnalazioni che arrivano a loro sono quelle che devono guidare anche il nostro operato nell'eventualmente oscurare alcuni dati, nel creare giusti omissis ai vari documenti. E quindi andrei anche molto sullo specifico, e su questo penso che un ulteriore incontro possa essere utile. Farei un giro di, insomma, sentire dalla sala se c'è qualcuno che vuole fare qualche intervento, qualche richiesta, qualche domanda, altrimenti poi ci auguriamo buon pranzo, e soprattutto io vi ringrazio della partecipazione. Però ditemi, perché così almeno rendiamo anche un confronto se c'è bisogno di una qualche indicazione. Una banalissima, velocissima provocazione, mi riaggancio a quello che ha detto poco fa la dottoressa. Spesso e volentieri, e questo potrebbe essere un elemento di default per entrambi i livelli, trasparenza, anticorruzione e privacy, è il semplice fatto, e capita troppo spesso nella pubblica amministrazione e anche molto spesso nel privato per altri adempimenti, è di eccessivamente burocratizzare il tutto e fare gli adempimenti, a rispettare gli adempimenti solo perché vanno fatti e solo perché ci sono delle scadenze, senza mai entrare nel meccanismo poi di quello che è dentro e dietro il problema. Arrivare a dire il 31 alla scadenza mi preoccupo di
di far quadrare i conti e mando il report, è sbagliatissimo. E lo dico mettendo il piede da entrambe le parti, pubblica amministrazione e privato, è lo stesso errore che commette il privato quando formalmente fa i suoi modelli di gestione, fa il suo modello 231, fa il suo documento di valutazione dei rischi e si limita solo a un adempimento burocratico, cartaceo e rispettoso al millimetro solo della forma e non della sostanza, ecco. Sì, sì, questa è una bella provocazione, nel senso che è comprensibilissimo quello che dice l'avvocato. Devo dire che io in primis, ma insomma da vecchio funzionario dell'amministrazione pubblica, quando incominciavano a uscire le prime norme sulla trasparenza, sugli obblighi di trasparenza, li vedevo e in qualche modo li vedo tuttora anche un po', perché è inevitabile come adempimento burocratico, ma non perché questi lo siano o non siano importanti, invece in un'ottica di, come vi dicevo prima, di accreditamento e di far vedere quello che si fa, perché è anche giusto far vedere il buono che si fa nelle amministrazioni. Io molto spesso in questi negli ultimi anni la prima sezione dei siti che vado a vedere è il sito dell'amministrazione trasparente, non vedo tanto il sito internet, ma vado a vedere quanto sono completi, mi interessano i bilanci, mi vado a vedere i contratti, vado a vedere come è accurato la pubblicazione dei bandi d'appalto, perché è diventato anche uno stimolo a fare meglio e uno stimolo a confrontarsi. Certo è che se a fianco alle normative, queste veramente molto, molto dilatate, diciamo così, nel tempo e nelle modalità, magari qualcuno avesse anche pensato che le riforme di questa portata non si fanno a costo zero e avesse dato anche una mano alle amministrazioni pubbliche nell'organizzazione interna, in investimenti mirati, anche con la guida magari della funzione pubblica, adesso dell'ANAC, in investimenti mirati per rendere il tutto meno burocratico e quindi meno adempimento, ma un po' funzionale, magari ecco, sarei stato più contento, perché insomma, poi continuiamo a mettere paletti, ovviamente imposizioni fra virgolette all'attività amministrativa, poi le risorse sono sempre quelle, sono sempre finite, ci aumentano gli adempimenti e gli obblighi, ma un ritorno da un punto di vista economico, soprattutto, ma non un ritorno economico, ma per coprire i costi, perché comunque costa in termini di tempo, in termini di risorse uomo e anche in termini di infrastrutture tecnologiche, il far percepire questa cosa non come mero adempimento, perché altrimenti tutti dicono che pizza, devo inserire tre volte la stessa cosa. Magari se ci fosse stato dietro un ragionamento anche in termini di aiuto da parte dello Stato alla funzionalizzazione di alcuni strumenti informatici e quant'altro per le amministrazioni, immagino i comuni ancora di più, ma le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali ma centrali perché fanno parte del sistema Stato allargato, sarebbe stato forse meglio, però certamente credo che anche la partecipazione di oggi e quello che hanno detto tutti i convenuti stiano a significare che ormai credo che il discorso sulla trasparenza e sulla privacy sia, la trasparenza e l'anticorruzione sia entrata ormai nel DNA anche del pubblico funzionario, quindi credo che una particolare attenzione ce la mettiamo anche noi per l'importanza, ecco, quella sì sentita, che diamo alla materia. C'è qualcuno che voleva intervenire? Eccolo, arrivo io. Allora vabbè, primo volevo dire che non si è parlato di una delle aree in cui all'interno delle pubbliche amministrazioni c'è corruzione spesso, sempre e forse ci sarà, e cioè nell'area concorsi e assunzione del personale. Poi volevo fare questo era un appunto, volevo fare una domanda al professor Ghellini. Ho visto nelle slide all'inizio si parlava di valutazione dei dirigenti. E la domanda è secca: a chi compete la valutazione del direttore generale? E l'ultima domanda è vorrei che qualcuno di voi definisse
cosa si intende per esperto in materia e che differenza c'è tra un esperto in materia e una persona informata, ecco. E soprattutto, cioè, nel senso, da quanto tempo una persona deve conoscere e deve occuparsi di una determinata materia, se in maniera principale occupandosi di tante altre cose, insomma, se riuscite a definire le caratteristiche imprescindibili di un esperto in materia. Allora, io intanto rispondo sulla prima cosa, perché certamente l'area concorsi è allora, non mi piace il discorso c'è stata, ci sarà, non ci dovrà essere, questo è evidente. È chiaro che poi i comportamenti sono anche comportamenti personali, cioè nel senso che l'amministrazione si dota di alcuni strumenti, diciamo così, preventivi di controllo e di verifica, però poi i comportamenti sono personali e sono anche sanzionati penalmente a livello personale, ovviamente, come è giusto che siano. Quindi i concorsi certamente, insieme ai contratti, insieme alle sovvenzioni, sono una delle aree a forte rischio definite dal piano nazionale dell'anticorruzione, e quindi sono sicuramente attenzionati e monitorati da parte di tutte le amministrazioni. Poi ripeto, l'attuazione pratica, possiamo avere tutti gli anticorpi possibili e immaginabili, ma poi l'attuazione delle norme sta anche al buon fare il funzionario pubblico, cioè a far bene il proprio lavoro, e quindi, insomma, su questo controllo c'è sempre, al momento della nomina, per esempio, delle commissioni di concorso, c'è al momento dell'approvazione degli atti, controllo c'è sempre. È chiaro che, insomma, dire che grazie al controllo preventivo o a una particolare sensibilizzazione si risolverà una volta per tutte il problema della corruzione credo che sia un po' un'utopia, però, insomma, noi si punta sempre al meglio. Mi permetto di dire, sull'altra questione che è stata sollevata, e di rispondere io un'altra volta, non perché il professor Ghellini non sia un'autorità competente in materia, ma perché è una domanda che fa riferimento a un procedimento ancora in corso. Vi devo dire che sulla base di questo, quindi qualcuno avrà capito il senso della domanda, qualcun altro un po' meno, comunque il professor Ghellini ha risposto nell'ambito del procedimento, e quindi noi valuteremo debitamente la risposta del professor Ghellini come del nucleo nell'ambito del procedimento, punto. E non vado oltre. Sul discorso dell'esperto, non lo so, non credo che ci sia un termine, un parametro oggettivo per definire una persona esperta o meno in un campo. Professori, insomma, mi metto anche alla vostra cosa, ma non credo che possa esserci una definizione tale. Ci sono, voglio dire, nei professori si parla di chiara fama. E cos'è la chiara fama? Non so, qualcuno ogni tanto cerca di inserirla in alcune categorie mentali, ma anche pratiche, ma è difficile. Un esperto anche altrettanto, è difficile posizionarlo in alcune connotazioni ben definite. In alcuni casi le amministrazioni definiscono esperti persone che hanno lavorato con ruoli di responsabilità per anni, quindi 2, 5, 10, 2, 3, 5, 10 in un certo settore, però una regola non c'è e non credo che ci possa essere, insomma, l'esperto non saprei definirlo nemmeno io, ripeto, però le amministrazioni in questo sono abbastanza libere di definire quei principi secondo i quali si ritiene esperta una persona, ovviamente, chiaramente preventivi, cioè i principi sono preventivi, cioè non è che lo decidiamo dopo che abbiamo visto i curricula, i principi sono sempre preventivi. Si stabilisce che una persona che ha lavorato in certi ruoli per un certo periodo di tempo sia particolarmente esperta e abbia dei requisiti tali per cui possa essere considerato esperto, però ripeto, non credo ci sia una connotazione specifica nel settore. Qualcun altro?
Vabbè, io non insisto, così andiamo a pranzo tutti quanti, vi ringrazio per la partecipazione e ringrazio tutti gli ospiti, anche chi è dovuto andare via prima, e veramente ringrazio tutti quanti voi per la partecipazione e per i contenuti importanti che gli ospiti ci hanno voluto trasmettere.